Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi propongo un altro video unboxing. Ho acquistato degli oggetti online e voglio farvi vedere appunto che cosa mi è arrivato. Incrociando le dita, speriamo che quello che mi è arrivato è esattamente quello che ho comprato. Vediamo. Avendo appunto aperto le confezioni con voi, non mi sono resa conto che in realtà questo pacchetto non era un pacchetto che di acquisti fatti online, ma era il regalo della Kellogg's, o praticamente credo sia il contapassi, non ricordo più. Fitband, sì, ok, è il Fitband, quindi è un orologio sportivo. Sì, questo l'avevo scelto come regalo, era in promozione con l'acquisto di un tot di confezioni, adesso non ricordo più neanche quante, comunque erano parecchie, se si voleva ricevere in regalo questo orologino. E quindi ok, mentre gli acquisti fatti online io li ho fatti su Wish, un sito cinese, e ho acquistato, tra le tante cose, queste due federe 44x44 e vanno riempite, ovviamente. Mi è piaciuta la fantasia e mi è piaciuto il fatto che fossero in gamba, in il gamba, non ricordo più in italiano come si dice, il gamba cos'è? Corda? Dovrebbe essere corda? Tipo tela aiuta. Stanno arrivando altri prodotti e man mano che le ricevo, continuerò a filmare questo video. Posso parlarvi di questo sito che si chiama Wish. Ho l'applicazione sul telefono e io quando vado e scorro, trovo qualche offerta che mi interessa, ovviamente procedo poi all'acquisto. Pago sempre con PayPal, quindi carta elettronica, un conto elettronico. E ovviamente, se ho qualche problema, chiedo il rimborso. Il costo di queste due federe è di 2 euro l'una, compresa la spedizione. E la stessa cosa vale per tutti gli altri acquisti che ho fatto. Ora, non appena arrivano, vi faccio vedere che cosa mi sta arrivando. All'interno del pacchetto ho trovato proprio una delle cose che avevo acquistato, cioè il sacchetto dei Brush Guards, che sono delle retine che servono per mantenere i pennelli make-up in forma. La confezione contiene 50 pezzi, quindi 50 brush guards. Ed infine, nell'ultimo pacchetto, ecco finalmente le attesissime lettere in legno. Il ritardo nella pubblicazione di questo video e appunto nel montaggio fatto in questa maniera strana è dovuto proprio al fatto che il pacchetto che stavo aprendo adesso non arrivava mai. Mi hanno comunicato che c'era un ritardo, quindi ho dovuto aspettare più di 30 giorni per l'arrivo di queste lettere, che poi sono le iniziali mie e del mio ragazzo.
mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto!